Amiche, cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Domani, il 31 gennaio 2018, entrerà in vigore la legge sul testamento biologico che era stata approvata dal Senato lo scorso 14 dicembre. E è un argomento molto delicato. Questa sera ne parleremo con il dottor Guido Giustetto, che è medico di famiglia a Pino Torinese, ma è anche il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino. È stato appena riconfermato nel mese di novembre. Come tutte le settimane, in studio con noi c'è anche il nostro esperto di previdenza, Giorgio Melelli, per Buonasera. rispondere alle vostre Buonasera. telefonate da casa. Vi ricordo il numero da chiamare che è lo 011 95 75 798. Cominciamo allora la discussione con il nostro ospite. Abbiamo detto allora domani entrerà in vigore la legge 219 del 2017, una legge che dopo diciamo, un lungo dibattito è arrivata alla sua approvazione. Sì, un lungo dibattito perché questa legge, molti si ricorderanno alcuni casi emblematici come il caso di Luana Englaro, che sicuramente fece discutere molto, ma ancora prima ci furono delle proposte di legge, poi per la delicatezza, probabilmente la delicatezza del tema, più di una volta si insabbiò, anche Certo. per posizioni politiche un po' estreme. E finalmente, invece, fortunatamente, con questa legislatura, proprio allo scadere della Già. legislatura, il Senato è riuscito ad approvare un testo di legge che nel suo insieme è un testo molto equilibrato e che norma, senza entrare in certi dettagli che sono legati a quelli che saranno il rapporto medico-paziente, quindi senza essere troppo invasiva, dà una cornice normativa dentro la quale è possibile per il medico e per il paziente trovare delle soluzioni in momenti della vita molto particolari, come sono il momento terminale, gli ultimi periodi della vita, gli ultimi periodi di una vita, periodi di sofferenza, di Certo. difficoltà in cui si avvicina la morte. Ecco, assolutamente sì. Due sono i temi in ballo in questa legge. Da una parte il consenso informato e dall'altra le disposizioni anticipate di trattamento. Vediamo di soffermarci un attimo sul primo punto che è molto Allora, importante. la novità forte di questa legge è che, a differenza delle altre proposte di legge, in questa legge vi è la prima parte, i primi punti che sono dedicati al consenso informato. Il consenso informato è fondamentale perché se io non sono messo nelle condizioni di conoscere le mie condizioni di salute, come faccio a decidere, a Certo. prendere una decisione che mi Consapevole, certo. consapevole e che possa essere all'interno di quello che è il mio indirizzo psicologico, filosofico della mia vita. Quindi la prima parte, il fatto di aver premesso alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento una parte sul consenso informato è molto importante. E nella parte sul consenso informato si insiste sul fatto che il cittadino deve conoscere, ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informato in modo completo. Attenzione, in modo completo ma anche comprensibile, quindi deve essere una spiegazione che è adatta alla persona che ci abbiamo davanti, Ecco, quindi quindi con un con un linguaggio linguaggio che sia che adatto, questa persona riesca a comprendere. ma anche un'informazione che sia psicologicamente adatta e quindi che non tolga la speranza. Anche in un Certo. momento difficile si lasci capire che ci sono ancora delle cose da fare, no? Non esistono malati incurabili, esistono delle malattie che non possono guarire, ma tutti i malati possono essere curati fino alla fine. Quindi questo deve essere anche una cosa che viene trasmessa al malato. E poi c'è un altro aspetto molto importante che tiene conto di quei cittadini, di quei malati che vogliono coscientemente rinunciare a sapere tutto. Non siamo obbligati a sapere, abbiamo diritto di sapere ma non dovere. Abbiamo diritto, ma ci possono essere delle persone con una particolare sensibilità che hanno bisogno invece di ricevere delle informazioni magari parziali, oppure giustamente delegano Ad al un coniuge, parente, al figlio, certo. a un compagno la necessità di avere delle informazioni. Quindi questo primo punto è estremamente importante. Se posso dire, credo che oltre che essere importante, è anche un punto molto delicato, perché nella nostra cultura medica e dei cittadini non è ancora entrata
completamente l'idea, la necessità che il cittadino ha anche il diritto, se lo vuole, come ho detto prima, di sapere la verità e quindi di essere informato con delle parole complete. Tante volte usiamo ancora, ma noi medici per primi, perché la morte è una cosa che... È ancora un tabù. È un tabù, ma è un tabù anche per i medici. Mm-hmm. I medici, sembra strano, ma sono esseri umani, lo dico un po' scherzando, ma è così. Certo. Abbiamo gli stessi problemi certo. delle altre persone. La morte fa paura ancora forse più a noi, perché ci andiamo vicini certo. molte volte, no? Che non ai cittadini. Allora, il problema è anche del medico, di dire delle cose nella maniera accettabile, ma chiara. Allora noi usiamo ancora dei termini qualche volta come c'è un nodulo, c'è una cisti, che indicano la difficoltà di poter trasmettere un'informazione. E poi se il cittadino non è informato, ha poi dei momenti di frustrazione dicendo ma come, ma io ho una cisti, è possibile che con tutto quello che fa la medicina oggi salvano tutti, proprio io non riesco no, a trovare... Certo. E quindi è molto importante in questo primo punto, quando si parla di consenso informato, che tutti facciano uno sforzo, è uno sforzo culturale, non è uno sforzo di legge, la legge certo. non può intervenire su questo. No. È una cultura che deve crearsi nell'affrontare col massimo grado di verità possibile la realtà delle cose. Benissimo, la ringraziamo, abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, quindi ci interrompiamo un attimo. Sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera signora, da dove ci chiama? Sono da Torino. Sì, prego, ci dica. Volevo parlare con il signore Melen. Buonasera. La sto ascoltando. Mi dica. Buonasera, signore Melen, sono tutta delusa. Perché? E perché io si ricorda che sono alla classe del 52, sì. giusto? Sì. E ho 10 anni all'Impidap e 10 anni dipendente. Sì. E avevo fatto la domanda. Sì. 15 maggio 2017 e non mi davano la risposta. Dopo 7 mesi mi chiama l'INPS di Torino e mi dicono che la domanda era sbagliata. Perché? Perché c'avevo un po' pubblici e un po' dipendente e mi hanno detto di fare subito un'altra domanda all'INPS andata a CDE. Dopo un giorno, il 17, sono andata a fare la domanda e il 18 mi danno già la risposta e mi dicono che è stato male. Ma perché non hai 20 anni? I 20 anni ce li ho. E allora perché non gliel'hanno pagata? A questo io non lo so. Mi avevano detto che prendevo anche tutta la ritratta. Ma è andato al patronato? Sono andata alla CAF. Sono loro che devono fare il ricorso, eh? E il ricorso di che cosa? Se l'INPS non le ha riconosciuto un diritto, sì. E se il diritto sussiste, il patronato deve fare il ricorso. È il patronato che deve fare il ricorso? Certo. Chi gli ha fatto la domanda? E io cosa posso andare a dirle a queste... Lei deve tornare... Deve tornare e dire, mi hanno respinto la domanda. Ma loro lo sanno perché l'hanno avuto anche loro. E allora devono fare ricorso. Se lei il diritto gli rimane, loro devono fare il ricorso. Torni mi hanno detto... Secondo me, signora, le dico subito, secondo me lei non ha i 20 anni. Sì, i 20 anni risultano sul certificativo. Ah, risultano? E allora bisogna fare il ricorso perché gli paghino la pensione. Non c'è un'altra strada. No, assolutamente. Perché è vero che la legge dice che quel diritto lì spetta alle donne che hanno lavorato come dipendenti. Però dipendenti lo è il pubblico dipendente e sì. il privato. Sì, dovrebbero mettere assieme 10 più 10 fa 20. Sì, risultano tutti, ci sono anche dei maternità. Devono fare il ricorso, signora. Sì, perché la domanda che hanno fatto è la pensione di vecchiaia, l'ex mobilità. No, un'altra cosa, signora. Ah. Lei deve andare con la deroga. La deroga, non la salvaguardia. No. È la deroga alla legge Fornero per le donne nate nel 52. Ah. Lei deve andare al patronato e dire me lo fate sto ricorso, ho diritto alla pensione
e loro devono dargli la risposta. Io intanto deve me lo segno, la... martedì prossimo sì. Le spiego bene, però lei immediatamente vada al patronato. E le devo dire? Deve fare il ricorso. E il ricorso? Ok? Va bene. Anche la lettera dell'INPS. Ce l'avranno. Sì, ce l'ho io adesso, ce l'ho in mano, tutte e tre le domande. Benissimo, allora porti tutta la documentazione al patronato. Va bene, la ringrazio. Poi martedì magari le dico qualcosa. E io le dico quello che ho visto benissimo. Io. Benissimo. Ci risentiamo allora. Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera, buonasera. Abbiamo già un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino. Prego, ci dica. Volevo sapere, signor Melelle, come mai non mi hanno fatto a me l'INPS l'aumento della pensione? No, l'aumento l'hanno fatto a tutti. A me no. No. Lei, come pulito, come soldi che ha portato a casa, ne ha un po' meno. Perché abbiamo dovuto rimborsare soldi che abbiamo preso nel 2016 che non ci spettavano. Per cui, quanto ha di pensione lei? 1.700. Ecco, lei ha avuto gennaio 10 euro in meno, febbraio 10 euro in meno. Ecco perché l'1,1, però mi togli i 10 euro, io rischio di non avere aumenti. Però gli aumenti ce l'hanno dati a tutti. Per cui lei deve fare una cosa, lei il PIN non ce l'avrà, lei deve cercare di farsi stampare il cedolino della pensione, sul cedolino c'è la specificazione di tutte le voci. Ho capito. È l'unico modo per dormire tranquillo, per sapere allora, da marzo andare, avrà la pensione. Da padronate e esatto, fare... bravo. Da marzo avrà la pensione regolare. Ah, come la mia, anch'io sì, sono sì, le stesse sì. Condizioni, per cui... Ho capito. Ok? Dorma tranquillo grazie, che Melelle. Da marzo grazie. Torna tutto normale. Da marzo è tutto regolare. Esatto. La ringraziamo e la salutiamo. Bene. Buonasera. Ecco allora, abbiamo parlato del consenso informato e quindi della necessità che il paziente sia informato con chiarezza e completezza. E poi c'è con un garbo. E con garbo, ecco, questo rimane sempre un punto importante. E poi c'è il passo successivo, ovvero una volta che la persona è a conoscenza del proprio stato di salute, può rifiutare in tutto allora, o in parte accertamenti e cure. Certo, allora qui si torna ad un articolo fondamentale della Costituzione che norma il diritto alla salute. Tra l'altro sottolineo una cosa che è interessante, il diritto alla salute è l'unico diritto nella Costituzione, quindi come il diritto allo studio, il diritto alla riunione politica, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, tra tutti questi diritti il diritto alla salute è l'unico che è preceduto da un aggettivo che è fondamentale. È un diritto fondamentale. Certo. E probabilmente io penso che chi ha scritto in questi termini l'articolo 32 della Costituzione ha proprio pensato a fondamentali in termini quasi etimologico, cioè è alle fondamenta della nostra vita, perché se io non sto bene, poi il diritto di poter andare a scuola e altro sono diritti che sono tutti subordinati, il diritto all'istruzione si sciolgono un po' se io non sto bene. Quindi la legge riparte dall'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 32 della Costituzione dice non solo che la salute è un diritto per la persona, per l'individuo ed è anche un diritto per un interesse della comunità, certo. Ma dice anche un'altra cosa, che nessuno è obbligato a ricevere delle cure se non è d'accordo, l'ho tradotto in termini semplici. Questa legge in qualche modo si richiama a questo e dice che il cittadino, proprio grazie all'essere stato informato chiaramente sulle sue condizioni di salute, ha diritto di accettare o di rifiutare in tutto o in parte le cure che sono proposte. Questo è estremamente importante perché finora una chiarezza di questo tipo non c'era. E la cosa interessante quando si parla di possibilità di rifiutare le cure è che espressamente, e in questo senso mi richiamo a tutti quei dibattiti che ci sono stati negli anni trascorsi, richiamo ancora il caso di Luana Englaro che è stato l'apripista di tutti questi certo. problemi,
richiama espressamente il fatto che i trattamenti sanitari di nutrizione e idratazione artificiali, quindi attuati attraverso dispositivo medico, fanno parte dei trattamenti su cui il cittadino può decidere di dire di sì o di dire di no. È molto importante questo perché noi qualche volta tendiamo a immaginare che il fatto di negare il trattamento della nutrizione, dell'idratazione artificiale sia qualche cosa come di far morire di sete, qualche volta sono state scritte sì, queste certo, parole. Ci sono stati molte far morire obiezioni di sete, a far dice. Morire di fame il malato. Non è assolutamente così, stiamo parlando di malati terminali che sono, il più delle volte possono anche non essere più coscienti e sono idratati attraverso una fleboclisi, non attraverso dei bicchieri d'acqua, per certo, capirci. Certo. Tante volte proprio quella che è una situazione di degrado degli organi, immaginiamo gli organi renali per esempio, fanno sì che il fatto di utilizzare delle fleboclisi può essere una situazione che peggiora lo stato di salute perché entrano dei liquidi che non riescono più ad uscire. Adesso lo dico in maniera semplice, ma per capirci. Per capirci. Per cui è molto importante che ci sia stata questa sottolineatura e ci tengo a dirlo perché non è un qualche cosa che abbandona il malato, no? Qualche volta si è detto, ma si toglie anche quello perché il malato alla fine lo abbandoniamo in un angolo. È tutt'altro. La stessa legge dice che qualsiasi situazione ci si trovi, in particolare in questi momenti terminali, non deve mai essere come dire, sospesa la terapia del dolore, che deve rimanere comunque, e qualsiasi cura palliativa che possa alleviare la sofferenza, che non è solo sofferenza del dolore. Immaginate il paziente che non respira. Certo. È una sofferenza tremenda la mancanza di fiato. Certo, quindi questo tipo di sofferenze. Quindi il fatto di mettere in capo al cittadino la responsabilità e l'autonomia, no? Il cittadino è autonomo, è un ente autonomo, dispone del proprio corpo e dice io questo non mi sento più di farlo, è molto importante. Oppure dice invece no, io voglio continuare. Certo, perché... Le disposizioni possono andare in un senso oppure nell'altro. È interessante, lei ha sottolineato il termine adesso disposizioni. Una cosa interessante di questa legge è che in precedenti versioni e anche per esempio nel codice deontologico dei medici che ha influenzato molto questa legge, alcune parti sembrano prese quasi dal codice deontologico, però c'è una differenza e anche in precedenti proposte di legge venivano definite le dichiarazioni anticipate di trattamento. Ecco, quindi c'è allora, stato non proprio c'è un cambio nel termine. Non è banale questa differenza, dichiarazione, disposizione, è un accento molto più forte sì, sull'autonomia certo. del cittadino. A qualcuno non è piaciuto questo. In realtà io credo che, poi lo vediamo se entriamo ancora certo, un po' nel dettaglio di qualche aspetto, vediamo come questo è contemperato dall'autonomia e dalla responsabilità che ha anche il medico. Perché certo. il medico non è un esecutore semplice di una disposizione, ci mette del suo. La relazione tra paziente e medico diventa sempre più importante. È sempre più importante in un momento come questo. Bene, ci interrompiamo un attimo perché abbiamo in linea una telefonata, però poi ritorniamo ad approfondire questo aspetto che è molto importante. Pronto? Pronto, buonasera, sono Semeraro. Sì, buonasera, ci dica. Vorrei parlare col signor Melelli. Buonasera, mi dica. Signor Melelli, buonasera. Buonasera. Ascolta, io faccio il 730 perché prendo una pensione dal Belgio. Sì. E l'Inps di Collegno mi ha mandato l'avviso di fare anche il RET. Certo, sì. Ma io vorrei sapere questo. La pensione del Belgio è segnata sul 730. Allora, le spiego la riversibilità di mia moglie è anche segnata sul 730. Allora, no? le spiego subito. Sì. Qualche anno fa tutti facevano il RET. Sì, quando c'era mia moglie. Esatto. Poi, signor Melelli, sì. quando viveva mia moglie, io facevo il 7-3 in rete. Allora, poi la legge giustamente dice: caro IMSS, visto che tu hai i collegamenti telematici con l'Agenzia delle Entrate, io non chiedo più il modello RED ai miei cittadini, ma tu te li vai a vedere all'Agenzia delle Entrate. E questo era la regola. Questa regola qui, quest'anno, è saltata. Io non lo so perché.
se l'INPS non è riuscito a collegarsi con l'agenzia, se hanno perso dei dati. Fatto sta che noi, anche per tutti gli amici che hanno fatto il 730, abbiamo dovuto fare il RED. Per cui ci prendiamo la bicicletta, andiamo in ufficio e facciamo il RED. Lei ha ragione nel suo ragionamento, ma se ci perdiamo nei ragionamenti non finiamo più. Facciamolo, sì. Punto e basta. Ok. E signor Melelli, un'altra cosa. Signor Melelli, un'altra cosa. Dica. Veloce. Oggi mi è arrivata un'altra lettera da Colegno. Sì. Che ho un debito di 40 euro e 20 centesimi. Perché l'importo mensile delle ritenute fiscale para da euro 191 per il 2018. Hanno fatto il conguaglio delle tasse, e visto che l'INPS non può prelevare i quattrini nell'anno di non competenza fiscale, manda la lettera per chiedere i soldi, per cui è abbastanza normale. Ma questo si riferisce al 2018, signor Melelli? No, 2017. Ah, 2017. Certo. No, il conguaglio di quello che... Nella lettera c'è scritto... Signor Melelli, scusi, per il periodo dal gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 è stato determinato un debito di 40,20 centesimi. Sì, ho capito, ma è riferito alle tasse dell'altro anno, non alle tasse di quest'anno che deve ancora pagare. Sono le tasse dell'anno scorso. Il conguaglio negativo è su qualcosa che io ho già pagato. Ho capito. Per cui il conguaglio me lo fanno a gennaio, recuperando, se possono, dei quattrini dell'anno precedente. Ah, ho capito. 40 euro li paghi tranquillamente. Sono conguagli. Signor Melelli, sento una parola sola ancora perché l'ho trattenuto troppo. Vorrei chiedere una cosa. Io adesso devo fare la denuncia del RED del 2015 e del 2016 per mettermi in regola. Esatto, bravo. Lo faccia immediatamente. Scade al 28 febbraio, Sì, io infatti signor Melelli, c'ho l'appuntamento per l'8 febbraio. Perfetto. Allora ne faccio fare due rette, quelle del 2015 ma glielo e fanno già del loro. 2016. Glielo fanno già loro. Ok. Va bene. La ringrazio molto, signor Melelli. Grazie a lei. Buonasera. Bene, abbiamo già un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, chiamo dalla Liguria. Sì. Buonasera, ci dica pure. Sono Giorgio. Mi dica. E volevo chiedere per mia moglie, no, perché è in pensione e prende, l'ultima pensione che ha preso è 733 euro netti. Sì. Ma volevo chiedere, noi non abbiamo mai fatto controlli, non abbiamo mai fatto niente, no? Che siamo della provincia di Cuneo. E volevo dirle, ma non ci spettava qualche quattordicesima, qualcosa? Me lo devi dire lei, quanti anni ha sua moglie? Mia moglie va nei 70 fra un mese. Mi scusi, allora, gli anni vecchi no, con questa pensione qui sua moglie superava i 9.000 euro. Però nel 2017 il reddito è 13.049 e sua moglie non li supera, per cui lei deve andare in banca, se non li ha a casa, farsi fare l'estratto del mese di agosto e controllare se c'è la quattordicesima. Secondo me c'è. Ma io non l'ho mai... Lei non l'ha vista perché non l'ha controllato. Cioè. No, ho controllato perché lo so in banca quando ti mandano l'estratto conto. Sua moglie ha diritto. Se non gliel'avesse pagata l'INPS, deve fargli fare la domanda. Ho capito. Va bene. Allora dobbiamo andare da un CAF. Prima controllare. Sì, e poi un patronato. Ho capito. Perché io sono anche... sono 20 anni che pago la ritenuta alla CISL come pensionato. Bravo, così ci aiuta a tirare avanti. Appunto. Okay. Anche se quando andiamo lì nella sede della CISL, c'è sempre degli altri prima che non hanno mai pagato niente e si passano davanti. Adesso stiamo risolvendo il problema. Ah sì? Allora vede che esiste.
Vabbè, certo che esiste. Perché noi che paghiamo sempre, ma lì ci fanno sempre passare gli ultimi. Precedenza, precedenza agli iscritti. Bravo, vedremo bravo. Di aggiustarlo. Vabbè, allora andiamo a vedere lì come fa questa domanda. Esatto. Va bene, la ringraziamo e la salutiamo. Buonasera. Ecco, allora, ritorniamo invece al discorso che stavamo facendo prima, ovvero l'importanza del rapporto fra medico e paziente, che non è forse proprio esplicitata nella legge, però viene fuori come questo rapporto sia di fondamentale importanza, perché è proprio appunto nella chiarezza del linguaggio, come dicevamo prima, e anche perché appunto è un percorso che si fa insieme. Allora, questa legge, no? Adesso abbiamo detto i primi due, come dire, capisaldi. Quindi, il cittadino ha diritto di essere informato. Una volta che è informato, ha diritto di accettare o di rifiutare delle cure. Terzo punto, molto importante, di fronte, in qualsiasi momento, un cittadino che pensi al suo futuro, in un momento in cui sta bene, in cui può non avere problemi di salute, ma pensi a che cosa potrebbe succedere quando sia in una situazione in cui non sia più in grado di decidere. Quindi quello che noi diciamo, io decido ora per allora, per un allora che non so come sarà. Certo. Però io oggi posso decidere, per quindi esempio... Quindi anche le persone in salute lo possono fare tranquillamente. Anzi, le disposizioni anticipate di trattamento, e entriamo adesso in questo terzo punto, no, della legge, prevedono proprio che siano emanate da una persona che sta bene. Non bisogna essere per forza già in una situazione di malattia. Poi vediamo anche che c'è un percorso ancora più importante quando entri in una situazione di malattia. Certo. Ma quando io cittadino, penso di essere in buona salute, però per qualche motivo ho visto la situazione di una persona cara, di un amico, sono stato colpito da qualche cosa, o anche solo invece per convinzione, per mia convinzione, decido di dare delle disposizioni per il futuro, ho il diritto e da domani potrei andare nel mio comune di residenza a esigere questo diritto, ho il diritto di dire che cosa vorrò per il futuro. Quindi quando avessi una malattia che non mi permette più di decidere, ma più che di decidere, di esplicitare apertamente i miei desideri, tenete conto di quello che vi dico oggi, ma più che vi dico, che vi scrivo. Allora, qual è il meccanismo? La legge prevede un meccanismo molto semplice, che è quello di nominare un fiduciario, perché ci deve essere qualcuno che interpreta poi le mie volontà, poi vediamo cosa vuol dire interpreta, certo. Perché comunque ci sono un'interpretazione, come dire, su una guidata, su una strada già delineata, no? Che interpreti le mie volontà, quindi devo nominare un fiduciario, e debbo mettere per iscritto quello che io voglio che sia fatto. Nomino il fiduciario, scrivo e ho tre metodi per rendere, ho tre strumenti per rendere vincolanti le mie decisioni. E sono fare questo come atto pubblico, quindi andare da un notaio, oppure andare all'anagrafe del comune. I comuni sono tenuti ad avere un registro delle disposizioni anticipate di trattamento e nel caso in cui voglia andare al comune devo andare personalmente. Nel caso in cui io non sia in grado di andare, perché magari sono già in uno stato di malattia che non mi permette facilmente di andare in comune, posso inviare delle registrazioni, sia audio sia video. Immaginate certe patologie che non ci permettono più di camminare, ma anche certe patologie che magari non ci permettono più di esprimerci con chiarezza, correttamente. Certo. Allora delle immagini video possono essere accettate e essere messe in. La legge, come ne stiamo parlando, non prevedeva una rete nazionale delle disposizioni anticipate, un archivio nazionale, che invece ovviamente è essenziale, perché io posso essere un cittadino di Torino, dare le mie disposizioni all'anagrafe di Torino e poi avere un incidente chissà dove. A Massa Carrara. Mm-hmm. Allora, come si fa? Questo qua non era previsto, nella legge di stabilità, quindi la legge che è stata approvata
pochi giorni dopo questa legge qui è stato fatto un piccolo comma che dispone che nel giro di, mi sembra, 6 mesi, anzi sono sicuro, nel giro di 6 mesi, con un finanziamento di 5 milioni apposito per questa finalità, venga istituita l'archivio nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento. In questo momento i comuni dovrebbero già all'interno dell'anagrafe partire con questo. Ci sono molti comuni che hanno già fatto delle sperimentazioni, hanno fatto dei registri, diciamo così, volontari nei mesi, negli anni scorsi. Chi ha fatto una disposizione anticipata di trattamento precedente non deve rifare nulla, perché quelle sono inserite automaticamente. Al massimo il comune può avere, come dire, lo scrupolo di avvisare il cittadino che la sua disposizione è entrata nel registro ufficiale normato dalla legge, ma non deve più fare nulla. Ecco. Quindi questo è il primo, è il passo più importante, è la cosa più importante da ricordare. Parlavamo prima di rapporto medico-paziente. Ecco, sì, perché è molto importante sottolineare che poi il medico deve attenersi a queste disposizioni. Allora, dicevo prima, disposizioni è una parola importante, no? Più forte che dichiarazione. Allora, il medico deve attenersi obbligatoriamente, la legge dice di sì. La legge non prevede ufficialmente, non c'è scritto in nessun articolo che vi sia la possibilità di un'obiezione di coscienza. Però ci sono delle situazioni in cui possono esserci dei momenti, diciamo, almeno di discussione. Allora, immaginiamo il paziente, il cittadino che non è più in grado di esprimersi, c'è il fiduciario. Allora, ci sono delle condizioni in cui il medico può discutere col fiduciario che cosa fare. Quali sono? Quando le sembri al medico che le disposizioni sono incongrue, oppure non sono, non sono precisamente legate al momento che si sta attraversando, oppure, caso più interessante secondo me di tutti, la situazione in cui rispetto al momento, agli anni in cui furono emanate, furono scritte le disposizioni, abbiamo delle cure che ci permettono di superare la situazione, quindi non siamo più probabilmente in una situazione, immaginiamo, uso un termine semplice per capirci, terminale, possiamo ancora avere dei giochi. Allora in quel caso il medico può mettere in discussione, per così dire, le disposizioni, ma discutendole col fiduciario, quindi non di sua solita. Se per caso il fiduciario dice no, io voglio rispettare perché secondo me non ci sono queste condizioni che tu medico vede, il medico deve disporre un incontro con il giudice, con un giudice tutelare che assume lui la decisione e quindi fa, da garante, da autorità terza che decide tra i due. L'altra cosa che la legge esplicita molto bene, ma direi è quasi ovvio, che il cittadino non può chiedere nulla che sia contro la legge. Allora, per capirci subito e uscire dall'ambiguità, non parliamo di eutanasia, non parliamo di questo, perché qualche volta si è detto, certo, e me ne è dispiaciuto, che questa legge sia la porta che l'anticamera, ma proprio niente di più falso, non è vero. C'è scritto espressamente, il cittadino non può chiedere nulla che sia contro la legge e contro anche la deontologia professionale. Mm-hmm. Quindi queste cose qui sono assolutamente escluse. Benissimo, la ringraziamo. Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da Cuneo. Prego, ci dica. Volevo, signor Velelli, che ho ricevuto la lettera dall'IMNO per fare il RENO. Sì. Che avevano controllato 2 anni già prima, lì, il 15 e 2016. Adesso devo rifarlo perché il commercialista mi ha detto di non farlo. Dunque, lei l'ultima volta che l'ha fatto, quando è stato? L'ho sempre fatto, 2015 e 2016, sempre fatto. Non deve farlo, basta. Devo farlo? Scusi, adesso da settembre in avanti l'ha fatto? Sì. Allora va bene. No, ma l'IRME aveva mandato la lettera. Boh, è già andato, quindi, perfetto. Ha già fatto, da posto. Qual è il problema? Ma ha mandato la lettera, però, per fare il RET entro il 18 febbraio. Va bene, l'ha fatto bene. No, il commercialista mi ha detto che non devo farlo. Invece allora, io non voglio fare la guerra ai commercialisti, ma loro facciano i commercialisti.
No, ma lui è collegato con il CAF, lui è collegato con il CAF. E allora è una stupidaggine. Ah, sì. Se l'INPS le ha mandato la lettera è perché non è riuscito a leggere i suoi redditi. Per cui lei, costa niente, deve fare il modello RED. Okay. Punto. Okay. Ok. Quando l'INPS chiama, purtroppo è meglio rispondere. Bisogna rispondere. Ok. Bon. Va bene. Buonasera. Solo questo volevo sapere. Okay. La ringrazio molto. Prego, buonasera. Buonasera. Grazie. Ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Ecco, è caduta la linea. Vabbè, vediamo di recuperarla dopo. Benissimo, allora io volevo ringraziare molto il dottor Giustetto di aver parlato con noi di questo argomento, perché è un argomento molto delicato su cui è necessario e importante parlare, perché abbiamo detto è un fatto di cultura. È un fatto di cultura, e di superare anche questo tabù sulla morte, che purtroppo rende le cose ancora più complicate. Sì, difficile da superare, ma perlomeno cercare di rendere la cosa più affrontata. Ecco, un aspetto ancora, se posso ancora una piccola osservazione, credo sia interessante, sulla legge, è che la legge poi prevede ancora un aspetto, che è quella della condivisione delle cure. Proprio per andare incontro a questo aspetto culturale che stavamo dicendo, la legge dice che i malati che siano in una situazione cronica, invalidante, con una prospettiva inarrestabile, un'evoluzione infausta, un'evoluzione che non andrà bene, e sappiamo che andrà così, è possibile che tra curanti, quindi il medico, ma anche l'infermiere, anche l'equipe che lavora intorno al medico, che lavora con il medico e il paziente, si faccia un piano condiviso di cure, che può essere un modo che ci guida un po' verso una capacità di affrontare i momenti più difficili, e quindi mettere anche in condizione il paziente di esplicitare quelli che sono i suoi desideri per l'ultima parte della sua vita. E d'altra parte mette anche il medico in condizioni di esprimere quelle che sono le sue capacità nel curare il malato, ma anche se avesse delle perplessità rispetto alle decisioni, perché sono due autonomie che si incontrano, quella del cittadino e quella del medico, avesse delle perplessità nell'accettare le proposte, le richieste del cittadino, fare eventualmente un passo indietro e dire: io non mi sento di accompagnarti su questa strada, ma ti sto lo stesso vicino, non ti abbandono, mi appoggio, mi affianco, mi faccio sostituire in qualche modo da un collega che sia più in sintonia con la tua filosofia, certo, con la tua decisione, certo, con la tua filosofia di vita. E questo può essere uno strumento che ci aiuta a mettere insieme, in comunione, due vite, ecco. Due punti di vista che possono essere anche diversi. Che legittimamente possono essere diversi. Bene, forse abbiamo ripristinato la linea della telefonata, vediamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino. Sì, prego, ci dica. Ci dica pure, faccia la sua domanda. Sì, io volevo fare una domanda, no? Ciao, signor Melelli. Dica. Sì. Allora, io ho preso la pensione. Preso la pensione il mese di gennaio, no? Sì. E ho preso 1.205. Invece? Pronto? Sì, abbiamo 1.205. E poi vado avanti. Ma non c'è nessun aumento. No, allora, l'ho spiegato prima. L'aumento c'è. Però, visto che siamo in debito nei confronti dell'INPS, il nostro pulito non è superiore agli altri puliti, ma il lordo, se lei va a vedere il lordo, il suo lordo è aumentato, però essendoci delle trattenute in più, il suo pulito è più basso del vecchio pulito. Il mio lordo è 1000. Ho capito. 1522 il lordo. No, ma ho capito, però nel lordo l'aumento ce l'ha al 1000 per 1000. È nel pulito che purtroppo lei ha un debito come me e come tutti i pensionati d'Italia nei confronti dell'INPS. Però dal pulito niente. Questo è il problema. Da per marzo poi? Da marzo va a posto. Non ci sarà più questo. Da marzo avrà l'aumento anche nel netto. Ah, abbiamo un tempo. Esatto. Per cui aspettiamo marzo. A posto, va bene, grazie. Prego. La ringraziamo e la salutiamo. Continui a seguirci.
Ecco, allora, cambiamo argomento adesso e parliamo invece del libro che il dottor Giustetto ha scritto insieme alla giornalista di Repubblica Sara Strippoli, che si intitola Pillole, storie di farmaci, medici e industrie. E quindi un libro sulla, proprio sull'industria del farmaco fondamentalmente. Sì, sì. Ce ne vuole parlare? Ma guardi, è un libro che abbiamo cercato di scrivere per i cittadini. Quindi non è un libro contro l'industria farmaceutica, ma vuole raccontare ai cittadini che verosimilmente non conoscono il retroscena, diciamo così, dell'industria, vuole raccontare che cosa succede da quando un farmaco viene immaginato, viene ipotizzato, a quando il farmaco arriva sul bancone del farmacista e tutti i passaggi che poi il paziente ovviamente l'assume e tutti i passaggi che ci sono in mezzo. Uh-huh. Abbiamo un'ipotesi in questo libro, è che c'è una famosa frase di un amministratore delegato di una delle più importanti industrie farmaceutiche mondiali, che è la Merck, che oltre 40 anni fa fece un'affermazione che sembrava una boutade, un gioco di parole, no? E disse: il sogno di ogni industria farmaceutica è quella di inventare una pillola per le persone sane, perché così tutti avrebbero bisogno di comprare una medicina. Ecco, la nostra tesi, che cerchiamo di dimostrare nel libro, è che in realtà a questo punto si sia quasi arrivati. Per cui con tutta una serie di capacità della parte dell'industria farmaceutica di penetrare con pillole, in generale nella nostra vita, è cresciuta estremamente. Con tanti strumenti, uno degli strumenti più comuni è quello di trasformare, e anche qua è di nuovo un discorso di cultura, uh-huh. No? Tutti certo. Noi siamo sempre meno capaci di affrontare con la nostra capacità la vita di tutti i giorni. La vita è più difficile, è più complessa, è più stressante, è veloce, non ce la facciamo. E allora è molto più, come dire, semplice dire: se c'è una pillola che mi aiuta la prendo volentieri. Allora questa è la base un po' culturale. Ma la capacità dell'industria è stata quella di infilarsi in questo aspetto e cercare di trarne, io direi, quasi ovviamente i loro interessi. No? Un esempio semplice è quello di trasformare dei disturbi semplici in malattie. Un esempio che si fa è quello della timidezza. La timidezza è una cosa con cui bisogna un po' combattere, imparare, affrontare. Certo. Ci saranno dei momenti in cui ci sentiamo un po' in difficoltà, magari in un ambiente, in una festa, e ci sarà la persona che parla di meno, la persona che invece è più estroversa, certo. e fa una bella figura, eccetera, no? Però trasformare la timidezza, come è avvenuto, facendola diventare fobia sociale, perché dire che la timidezza è una malattia era difficile, però se gli cambi nome e la chiami fobia sociale, beh, fobia sociale può già funzionare. Cioè, certo. Necessita di medicina. Necessita, bravissimo. Quindi in quello che è la Bibbia degli psichiatri, che è un librone in cui sono riportate tutti i disturbi, nelle ultime versioni è comparsa la fobia sociale, che era quella che chiamavamo timidezza. Però se la timidezza è diventata una malattia, adesso devo trovargli una cura. Sì. E quindi, allora, questo è un esempio, certo. Ho fatto un po' un esempio per semplice, sì, anche sì, un po' per far ridere, meglio, per diciamo, ridere. Poi sono delle cose molto più sottili, sì, no? Sì, sì, per esempio... L'altro esempio che posso fare in pochi minuti è quello per cui un farmaco che è sicuramente utile in certe condizioni viene offerto in condizioni in cui è un po' più dubbio che serva. Uh-huh. Per esempio, c'è stata tutta una grossissima discussione, tuttora in corso, sulle soglie con cui fai la diagnosi di una malattia. Voi vi ricordate che fino a qualche anno fa si diceva che noi facciamo diagnosi di pressione alta quando la pressione è superiore ai 140-90. Certo. Adesso si comincia a dire che no, probabilmente la diagnosi è un po' più bassa. Allora la cosa non sarebbe sbagliata se noi potessimo dimostrare che facendo una diagnosi con un valore più basso allunghiamo la vita delle persone. Certo. Cioè li curo prima, perché sembrerebbe logico, è questo. Uh-huh. Cioè, li curo prima avere in un questo effetto, modo certo. un effetto che prolunga la vita, evita degli ictus, evita gli infarti. Ma poi quando andiamo a vedere i dati su... non su pochi anni, ma su molti anni, dati prospettici, no? Queste persone le ho curate quando avevano la pressione di un certo valore. Questi li ho curati con una pressione un po' più bassa. Vado a vedere i risultati. Non c'è tutto sto vantaggio. Per cui
Anche qui il problema del comincia a essere discutibile. Lo stesso vale per il diabete. Uh-huh. No? Il diabete, noi facciamo la diagnosi a 126 mg per decilitro. Invece? Si comincia a dire probabilmente a 110 bisogna già essere in guardia. Allora si comincia a parlare di prediabete. Allora, quello che è una cosa assolutamente corretta ed essenziale e che allunga la vita e fa vivere meglio, che è curare bene il diabete nelle persone affette da diabete, che hanno certi valori di diabete, non è più, non è completamente giustificato in persone che non abbiano quei livelli. E così vale per l'ipertensione, per l'ipercolesterolemia, eccetera, eccetera. È un discorso complesso, adesso io l'ho banalizzato un po', ci fossero dei miei colleghi dovremmo fare un discorso più raffinato, ma era per dare un'idea. Certo. Quindi cerchiamo di far vedere come con una serie di, chiamiamoli espedienti, ma non vorrei usare un termine troppo negativo, si cerca di allargare la platea, no? La platea dei possibili fruitori di medicine. Questo, ecco, questa è un po' la filosofia del libro. Poi si parla di aspetti economici, di quanto costano, come si fa a stabilire il prezzo di un farmaco, certo, quali sono i guadagni dell'industria farmaceutica. Benissimo, ci ha assolutamente incuriosito. Allora vi ricordo ancora il titolo e pillole, è stato scritto dal dottor Giustetto con la giornalista Sara Strippoli. Purtroppo stanno già scorrendo i titoli di cosa, questo vuol dire che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Non mi resta che ringraziare i miei ospiti, ringraziare voi che ci avete seguito e darvi appuntamento a martedì prossimo. Buona serata a tutti.